Dove sono? Dove sono? Di qua? Miro Mirello, raccontare è bello raccontare, la fantasia illustrare, una storia avventurosa, un'avventura favolosa, una fiaba assai curiosa, una filastrocca impertinente, una canzoncina divertente, una storia leggendaria sotto il mare e sopra l'aria. È bello raccontare, raccontare è bello, Miro Mirello. Blum 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 blum. Vi piacciono questi fili belli colorati? Lo so, lo so, lo so, lo so, i colori piacciono sempre. Perché i colori poi mettendosi insieme fanno degli arcobaleni, fanno dei disegni, delle cose bellissime. Ma voglio proprio raccontarvi una cosa di questo tipo, una cosa che racconta le vicissitudini antiche di chi lavorava i fili e le trame e i tessuti, eccetera. Ma provate a pensare, adesso, provate a pensare, siamo in un antico convento e ci sono tanti monaci che stanno lavorando con dei fili, li annodano, li legano, li tirano, li passano, seguendo le istruzioni che il loro priore gli ha dato. Quindi col filo dorato passare di qui, puoi fare così, puoi fare cosà, puoi fare così. E lavorare con i fili, specie quelli sottili, eccetera, era abbastanza faticoso. A un certo punto c'era un frate giovane, un monaco giovane, che di quelli che hanno poca pazienza, dice: uffa, 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 io non ce la faccio più, guarda, ma bisogna fare tutto questo lavoro con questi fili qui, bisogna tenerli sottili, 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 annodarli, annodarli, poi tirarli, tirarli, fare tutti questi lavori qui, poi passare sotto, passare, ma non si capisce niente, guarda, ti sembra un lavoro, questo non, non, non. E così si lamentava con i suoi con fratelli. E l'altro dice: ma no, ma guarda, io cioè, i fili rossi sono un po' più grossi, ma vedi, faccio questo. Sì, in effetti non so cosa sto facendo, però vedi che il filo rosso, ma guarda il filo verde. E insomma, fatto sta che si lamentava lui, si lamentava, questa lamentela comincia a crescere. Arriva il priore e dice: beh, allora, cos'è questa storia? Perché vi state lamentando del lavoro che vi ho dato da fare? Non vi piace? Ma priore, padre, queste cose qui, cioè, fa tutti questi lavori, non si capisce, perché cosa serve tutto questo coso che facciamo fare, tutto questo giro al filo d'oro, perché bisogna fare così, poi così, poi così, sembra un gioco di spadaccino, perché bisogna, sembra quasi sembra quasi che facciamo i tre moschettieri, non lo so, perché poi l'altro invece fa tutte le cose che tira, che cosa, sembra quasi che. Non lo so, sembra un altro gioco, sembra il tiro alla fune con quei fili colorati, ma no, no, non si capisce. Non si capisce perché voi guardate solo il vostro filo. Ma se voi vedeste quello che adesso vi faccio vedere, e il priore sollevò l'arazzo su cui stavano lavorando i monaci, con tutti i loro fili colorati, e videro un grandissimo disegno, con i re magi che arrivavano alla capanna, con la stella cometa. E allora prese il monaco giovane e dice: vedi, il tuo filo d'oro è il filo della aureola di Gesù bambino. Vedi, il tuo rosso invece serve per le selle dei cammelli, dei dromedari, dei re magi. Vedi, il tuo azzurro serve da sfondo. E così spiegava tutti i colori di tutti i monaci, che ognuno di loro tirava un filo, ma non sapeva cosa serviva. Però, guardando tutto l'insieme, capivano che ogni filo che loro portavano era dentro un disegno più bello e più grande. Capite? E così anche per tutte le cose che facciamo noi, sono
Provate a pensare se c'è un disegno più grande in cui sono dentro. È tutta un'altra cosa, eh? Andate alla ricerca del vostro disegno grande. Ciao! Miro Mirello, raccontare è bello raccontare, la fantasia illustrare, una storia avventurosa, un'avventura favolosa, una fiaba assai curiosa, una filastrocca impertinente, una canzoncina divertente, una storia leggendaria sotto il mare e sopra l'aria. È bello raccontare, raccontare è bello, Miro Mirello.